Tancredi Alemagna, Tamilano. Io e mio fratello Alberto abbiamo deciso di fondare Tamilano nel 2007. Noi siamo la quarta generazione della famiglia Alemagna. Visto il cognome che portiamo e la passione che abbiamo sempre avuto in questi anni per il mondo dolciario, una volta laureati abbiamo deciso di ritornare sulle orme di famiglia e quindi di fondare Tamilano, che oggi è un'azienda di cioccolata, pasticceria e catering. Ovviamente siamo cresciuti a dolci e quindi non potevamo che non scegliere il prodotto più dolce di tutti, il cioccolato. Il marchio Alemagna ai tempi era famoso per il panettone, noi abbiamo deciso invece di puntare su un prodotto che ritengo essere uno dei prodotti più golosi e più consumati oggi sul mercato. In Italia abbiamo nocciole IGP, limoni di Sorrento, arance siciliane e quindi abbiamo cercato in tutta la linea dei nostri prodotti di mettere sempre un po' di italianità. L'ultimo viaggio che ho fatto è stato a Natale dell'anno scorso, dove siamo andati a Santo Domingo a vedere le piantagioni di cacao, a selezionare il nostro cacao. E lì si vedono proprio tutta una serie di colori della cabossia, che poi è il frutto del cacao. Siamo riusciti, nonostante i grandi volumi che oggi stiamo sviluppando nel mondo del cioccolato, a tenere comunque sempre un confezionamento manuale, una produzione artigianale. Un altro prodotto che abbiamo deciso quest'anno di lanciare, che è molto goloso, è il tartufo di cioccolata. Oggi il tartufo è un prodotto morbido, è un prodotto che quando si mette in bocca si scioglie. Il grande problema è come gestirlo all'interno di un punto vendita che non ha la temperatura. E lì abbiamo portato un ripieno, abbiamo fatto una ganache di cioccolato, che non è altro che una sfera di cioccolato dove che contiene il nostro tartufo, lo passiamo poi nel cacao e quando lo mettiamo in bocca sentiamo proprio croc, è un'esplosione di fondente in bocca che ci ricorda il vecchio tartufo di una volta. Oggi abbiamo aperto il nostro primo punto vendita riprendendo un po' la filosofia degli anni 40 che era successo della famiglia del marchio Alemagna, riportandolo in chiave moderna e contemporanea. Quindi siamo riusciti comunque a collegare il passato al futuro. L'idea del punto vendita è quello di poi poterlo sviluppare all'estero e poter così deliziare i palati all'estero di un prodotto 100% made in Italy. Viva l'Italia!